Poche ore all'esordio casalingo della Fidelis Andria che allo Stadio degli Ulivi affronterà la Juve Stabia. A parlare in vista di questa prima gara di campionato è il tecnico Valeriano Loseto. I ragazzi stanno bene, questa settimana si sono allenati bene. Sinceramente credo che non vedano l'ora di poter disputare questa benedetta partita in modo tale anche da poter fare meglio di quello che abbiamo fatto domenica scorsa. C'è un avversario, la Juve Stabia, che comunque sulla carta non è di più agevoli da incontrare. Che gara vi aspettate? Che gara deve fare la Fidelis? No, la Juve Stabia è una squadra ostica, una squadra di categoria che dispone di buoni elementi, sicuramente elementi scafati che conoscono la categoria. Noi dovremo fare una partita di grande intensità, grande corsa, grande voglia, lottando su ogni pallone, cercando di perdere il meno possibile in modo da avere anche più possibilità di vittoria. Per quanto riguarda la formazione, i dubbi più importanti sono quelli che riguardano l'attacco, come stanno Nadarevic, Lattanzio. Lattanzio è recuperato al 100% da una squalifica, in quanto era questo il suo unico problema. Nadarevic aspetteremo ancora una settimana per poter rivederlo al meglio delle proprie condizioni. Rientrerà a Scaringella da un problema che ha avuto la settimana scorsa, che l'ha impedito di scendere in campo a Monopoli. E poi credo che tutti gli altri effettivi, tranne Esposito, sono a disposizione, quindi non vedono loro di poter disputare questa partita. Ci sarà la possibilità di vedere anche il nuovo acquisto De Giorgi? Sicuramente, se la partita lo permetterà, partita in corso, credo che ci sarà spazio anche per Francesco De Giorgi. Da Andria per News24.City, Antonio Porro.